Guardate a tutti, qui vi parla Claudio Simeoni con la trasmissione, seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Allora, voi sapete che in questa parte della trasmissione avrei dovuto continuare rispetto a quelli che sono le correnti vegetative, cioè gli elementi propri del crogiolo dello stregone. Però io giovedì prossimo non ci sarò in radio, ci sarà Francesco da solo e tornerò fra 15 giorni perché ho un turno di lavoro pomeridiano. E allora non farò le correnti vegetative e vi terrò le correnti vegetative per fra 15 giorni, cioè quando tornerò praticamente in maniera più stabile, in maniera più lineare in radio a trasmettere la sera. Questa sera invece parlerò di un'altra cosa. Parlerò di una. Niente, farò un testo che ho messo anche in internet e si intitola Come nasce e si forma l'ideale del terrore e si giustifica emozionalmente l'attività di genocidio praticata da ebrei, cristiani e nazisti. E sarà un testo che farò questa sera, è una pagina web che ho fatto, ho messo in internet, è anche abbastanza aperta, cioè continuamente aperta, e penso che sia un discorso che vale la pena di essere fatto, insomma, qui a Radio Gamma 5. Naturalmente in questo discorso ci sono molti passi della Bibbia che andrebbero elencati. L'unico mio problema è che non ho ancora preso l'abitudine di scaricarmi i pezzi già scritti in internet e me li digito tutti a mano, cioè in pratica tutte le citazioni che faccio dai vari libri me le digito a mano, cioè me le ricopio a mano. E naturalmente dopo un certo numero di citazioni uno è anche stufo, anche perché le citazioni quando vengono fatte sarebbero decine e decine e decine, però basta sicuramente alcuni esempi per rappresentare il concetto che noi, a noi interessa sviluppare. Prima di cominciare la trasmissione vi ricordo ancora che il giorno 3 maggio, sabato 3 dicembre alle ore 20:30-20:45 qui a Radio Gamma 5 terremo una riunione, un incontro, più che un dibattito, un incontro su quello che è stato il congresso mondiale delle religioni etniche ad Anversa, che si è tenuto i primi giorni di giugno del 2005. Proprio in questi giorni è arrivata la comunicazione dagli amici del Belgio che la mozione che è stata approvata durante il congresso delle religioni etniche di Anversa è stata consegnata alle autorità europee. Francesco ha già proposto di consegnarla anche alle autorità italiane mediante traduzione del testo in doppia versione, cioè inglese e italiano, anche alle autorità italiane. Adesso vedremo anche di valutare questa cosa. Cosa più importante che a noi interessa in questo momento è l'attività che è avvenuta nei confronti del vilipendio del luogo di culto e che intendiamo invece procedere a livello giudiziario e anche a livello sociale, perché Francesco spingeva molto perché non ci fosse soltanto la denuncia, non ci fosse soltanto il coinvolgimento dell'autorità, ma ci fosse anche il coinvolgimento della stampa, perché la cosa in sé è estremamente grave. Non tanto per l'episodio in se stesso, cioè l'episodio ci permette di provare, di dimostrare quello che noi andiamo dicendo, cioè nel senso che il luogo di culto della Federazione Pagana che doveva essere protetto, che le autorità dovevano mettere attenzione proprio per evitare il vilipendio, in realtà ciò non è avvenuto. O è avvenuto in maniera estremamente parziale, cioè è avvenuto durante i riti, durante situazioni particolari. E naturalmente questo è una cosa estremamente grave, insomma. Adesso vediamo, perché io ho intenzione anche di coinvolgere il Presidente della Repubblica in questo tipo di intervento, perché trovo vergognoso che la provincia, una provincia fatta da individui che espongono il crocifisso, cioè individui che stuprano bambini costringendoli in ginocchio davanti a un crocifisso, davanti a uno che dice o fai quello che voglio io ti ammazzo, cioè principi che sono antagonisti, che sono criminali nei confronti della nostra Costituzione, principi che rappresentano la monarchia,
anziché la Repubblica, anziché i principi democratici del paese. E pertanto, chiaramente ritengo tutto ciò un'offesa. C'è questa gente che costringe bambini in ginocchio davanti a un crocifisso, davanti a un criminale che ordina di sgozzare, che non si mette in ginocchio davanti a lui, e ha dei doveri a cui ottemperare, e sono i doveri delle leggi dello Stato, sono i doveri della giustizia democratica, viene meno a questi doveri. Cioè, da un lato fa dei delitti, fa dei reati gravissimi, e dall'altro lato viene meno ai doveri imposti dalle istituzioni. È chiaro che a questo punto non è, si tratta soltanto di coinvolgere la magistratura nella la repressione di un reato in se stesso, ma si tratta anche di coinvolgere il Presidente della Repubblica, che ha delle funzioni precise rispetto a questo genere di cose, e si tratta di vedere anche la stampa e tutto il resto come andiamo a coinvolgere, perché, torno a ripetere, la questione è estremamente grave. È grave alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale che equiparano quelli che sono i culti ammessi con la religione cattolica, cioè i diritti dei culti ammessi sono gli stessi diritti della religione cattolica. Ora, dal momento che io non vado a pisciare sull'altare di San Marco, non vedo perché i cattolici possano arrivare impunemente a sparare nel bosco sacro o sull'altare pagano. Cioè, effettivamente la cosa è di una vigliaccheria estrema, cioè solo delinquenti come Scola, come Matteazzo, come i vescovi cattolici fanno queste cose, ed è vergognoso che questi criminali le facciano e mantengano l'impunità nel farle, veramente vergognoso. Più denunce sono arrivate, abbiamo mandato più esposti alle procure. E le procure, non dico che abbiano ignorato gli esposti, perché non si può dirlo, visto che non ho richiesto una risposta, però sta di fatto che di quegli esposti non è sortito nessun provvedimento, non è sortito nessuna azione. La domanda è questa. Possono i magistrati volere una situazione di conflittualità civile al punto tale da trarne dei profitti per sé, ingiusti e vili? Questa è una risposta, e non sono tanto distante dal vero, partendo dalla mia esperienza. Questo esposto, comunque adesso sto studiando come fare l'esposto, che termini, come inviarli, e naturalmente staremo a vedere. Comunque, in ogni caso, sarà fatto in tempi abbastanza brevi, cioè nel giro di 10-15 giorni, insomma, non di più. Probabilmente la prossima volta che sarò in radio vi darò un resoconto di quello che è stato fatto. Niente, il tema di oggi, torno a ripetere, sarebbe stato le correnti vegetative all'interno del crogiolo dello Stregone, però siccome torno fra 15 giorni, niente, faccio questo testo che ho messo in internet, è un testo anche abbastanza aperto. Oggi Francesco vi ha detto di quel personaggio che ritiene di aver avuto un successo perché ha 60 visite al giorno. Torno a ripetere, io sulle pagine di cui ho il controllo, dei siti di cui ho il controllo, senza i siti di Francesco, senza i blog, senza le mailing list, senza tutto quello che abbiamo in giro, io ho qualcosa come 600 pagine aperte per oltre 200 visite al giorno. E questo dal 1999. Fate un po' voi i raffronti che volete. Allora, il testo che tratterò questa sera è Come nasce e si forma l'ideale del terrore e si giustifica emozionalmente l'attività di genocidio praticata da ebrei, cristiani e nazisti. In parte ve l'ho già fatto, ma non così complesso. Il paradigma adottato nel libro di Giosuè è quello della guerra santa, dichiara matrice deuteronomista, ma dotato di profonde radici nell'ideologia assiro-palestinese, sin dai tempi della pressione assira. La storiografia deuteronomista lo applicò retrospettivamente a tutta la storia dei rapporti fra Israele e i popoli altri, non solo per l'epoca della conquista, ma anche per l'epoca dei giudici e poi per la prima età monarchica. I principi fondamentali della guerra santa sono i seguenti: Dio è con noi, combatte al nostro fianco e garantisce la vittoria. I nemici, pur se apparentemente più forti, non possono contare su un analogo sostegno e sono destinati alla sconfitta. Le azioni belliche vanno però precedute da adeguata preparazione votivo-culturale.
ogni cultuale, ogni errore o manchevolezza in questo senso sarebbe punita con insuccesso. Il frutto della vittoria va votato a Dio e dunque va ritualmente distrutto, senza trarne vantaggio materiale. In conclusione, se il popolo è fedele a Dio, sicuramente vincerà. E per converso, se sarà sconfitto, dovrà ricercare le cause dell'insuccesso in una sua infedeltà. La pratica del Herem è del tutto funzionale al progetto di totale rimpiazzo dei popoli estranei da parte del popolo eletto, che può prendere possesso di un territorio già attrezzato, con città, case e campi, purché elimini senza pietà i precedenti abitanti e assicuri la totale devozione a Yahweh di tutti i membri della nuova comunità che si intende costituire. Attraversate il Giordano e raggiungete Gerico, e i signori di Gerico vi fecero guerra, come pure Amorrei e Perizziti, Cananei e Ittiti, Ghigashiti e Hiwiti e Jebusei, ma io li diedi in vostro potere, vi ho dato una terra che non vi ha richiesto alcuna fatica, città che non avete dovuto costruire e nelle quali vi siete installati, vigne e uliveti che non avete dovuto piantare, ma voi ve ne nutrite. Giosuè 24:11-13. Anche nella versione sacerdotale, l'idea di un paese già attrezzato, nel quale ci si impianta previa eliminazione di precedenti abitanti, è analogamente presente, anche se l'enfasi è posta sulla purificazione cultuale. In pratica, l'idea di fondo qual è? È quella di impossessarsi di un paese in cui ci sono le strade, in cui ci sono le case, in cui ci sono i campi, macellare tutti gli abitanti e impossessarsi delle proprietà degli altri. Cioè, questa è l'idea base fondamentale dello Stato ebraico. Anche nella visione sacerdotale, l'idea di un paese già attrezzato al quale ci si impianta previa eliminazione di precedenti abitanti è analogamente presente, anche se l'enfasi è posta sulla purificazione culturale. Quando avrete passato il Giordano verso il paese di Canaan, caccerete davanti a voi tutti gli abitanti del paese, distruggerete tutte le loro immagini dipinte e le loro statue di metallo fuso e devasterete tutti i loro alti luoghi. Possederete questo paese e vi abiterete perché io ve l'ho dato in possesso. Numeri 33:51-53. L'idea della conquista come totale sostituzione di una popolazione precedente sterminata con una importata per sostituirla non può essere stata concepita prima che prendessero piede le deportazioni imperiali, ma nei termini in cui questa idea viene formulata essa diventa una visione del tutto utopica nella sua implacabile rigidità e non può appartenere né all'epoca della prima eterogenesi né a quella del ritorno dall'esilio. Si pone sul piano del progetto ideale più che della pratica attuazione, fornisce informazioni sull'ideologia di chi lo aveva formulato più che sugli avvenimenti che si produssero. Tratto da Oltre la Bibbia, storia antica di Israele, di Mario Oliverani, editore La Terza, pagina 314-316. Quando la volontà di sterminio si scontra con la realtà oggettiva, diventa ossessione frenata a stento. Così gli ebrei raccontano il tempo mitico in cui con l'intervento del loro Dio macellarono i popoli per prendersi le loro terre e le loro case, i loro campi e i loro armenti. Questa storia si ripeterà con i cristiani, spagnoli e inglesi, nei confronti dei popoli delle Americhe, solo che i popoli delle Americhe verranno sterminati e i popoli africani deportati e macellati, mentre gli ebrei del tempo di Giosuè, mentre preparavano l'ideologia dello sterminio, sono costretti a fare i conti con la realtà del loro tempo. La riconquista di Giosuè, che torna da Babilonia, torna con l'ideologia dello sterminio, ma Filistei, Fenici, Domiti ed altri non sono molto d'accordo. Così l'ideologia prende forma attraverso un immaginario che è al tempo stesso follia ossessiva e desiderio di genocidio. L'impotenza da parte degli ebrei di vedere il loro Dio sterminatore nei confronti dei popoli ne radicalizza l'idea ossessiva che sarà manifestata dai cristiani nella distruzione di tutte le culture che incontrano dal 400 d.C. ad oggi. Tutti i popoli devono essere sottomessi al Dio sterminatore. Se sterminiamo è in nome di Dio, Dio lo vuole. In una dichiarazione qualche giorno fa il presidente George Bush
a un altro funzionario Giordano, il presidente americano. Giordano sembra invece che fosse palestinese, ma è poco importante. Il presidente americano affermava che l'invasione dell'Iraq era stata ordinata da Dio. Il portavoce della Casa Bianca ha smentito questa dichiarazione. Al di là che la notizia sia vera o meno, sta di fatto che l'idea ossessiva del Dio sterminatore di altri si è radicalizzata nei cristiani al punto tale da renderli assolutamente incapaci di costruire relazioni con l'altro, a meno che l'altro non si sottometta a loro. Le loro azioni sono mosse dalla volontà di sterminio che viene frenata dalle condizioni oggettive, le sole in grado di limitarne la manifestazione. I cristiani vorrebbero, ancora oggi, alzare i roghi contro gli eretici, ma la legge civile dice che non si può fare. Sono le condizioni oggettive, in questo caso la legge civile, che frena il loro desiderio di genocidio. Proviamo a vedere, sempre dal libro di Liverani, le condizioni che costringono alla nascita fra ebrei di questo desiderio di massacrare chi non si adegua alla propria visione del mondo, gli altri, questo desiderio di genocidio. Se le enclaves residue all'interno del territorio erano modeste, il problema dei popoli limitrofi era vistoso. Anche agli occhi di un redattore che intendesse mostrare la conquista come sostanzialmente compiuta, conquista a ricordo dei reduci che tornano da Babilonia guidati da Giosuè, i popoli immaginari vennero completamente sterminati. Così cinque re amorrei a seguito della battaglia di Gibeon, Giosuè 10:1-39. Così i giganti Anim del Negev, Giosuè 11:31-32. Così l'amorreo Sihon di Besbon, Deuteronomio 2:26-37, Numeri 21:21-31. E il refaita o perizzita Ore Ogre di Basan, Deuteronomio 3:1-11, Numeri 21:33-35. Ma i popoli veri rimasero. Rimasero i Filistei nella loro pentatopoli, rimasero i Fenici sulla costa del nord, rimasero gli Edomiti e i Moabiti e gli Ammoniti in Transgiordania. Del resto, se si pensa alla distribuzione degli insediamenti del V secolo, si deve constatare che per grandi linee le terre residue non conquistate da Giosuè coincido con gran parte del territorio più denso e ricco di insegnamenti in età persiana. Tratto sempre da Oltre la Bibbia, Storia antica di Israele, di Mario Liverani, editore La Terza, pagina 3:19. Così l'idea di sterminare gli altri assume nella testa delle persone una vera e propria personalità. Una personalità che li spinge a dividere il mondo nella dualità, fra chi stermina e chi è sufficientemente tollerante da non sterminare e che può essere sterminato a sua volta. Queste categorie sono quelle che hanno portato i cattolici a sterminare gli amerindi. Loro, gli amerindi, li hanno accolti senza sterminarli immediatamente e i cattolici hanno preparato il genocidio dell'intera popolazione. Gli africani li hanno accolti e i cattolici hanno messo in atto il genocidio delle popolazioni africane. Un genocidio è avvenuto sia per l'attività diretta dei missionari, vedi il traffico degli schiavi, la storia dello schiavismo in Africa, che indiretta mediante la diffusione della cultura del genocidio. Tanto per ricordarci, in Uganda c'è l'esercito di Dio dei 10 comandamenti che va a macellare le persone. Oggi, 31 ottobre 2005, la cultura del genocidio riecheggia nelle parole di Don Benzi a proposito della festa di Shamayin, lunedì 31 ottobre 2005. Halloween, Don Benzi contro, è festa di Satana. Halloween è la festa per i seguaci di Satana, è quanto afferma Don Benzi, presidente della comunità Papa Giovanni, spiegando che lo scopo principale di Halloween è quello di affermarsi attraverso una mentalità magico-demoniaca, dove profanazione dei cimiteri, messe nere, furto delle ostie, sacrifici umani e animali si incrementano e vogliono sostituirsi alla cultura cristiana. Voi avete visto Halloween? Medita un po' dove avete visto i sacrifici umani, animali, messe nere, furte di ostie e roba di sto genere. Forse nella testa ammalata di un Don Benzi e dei cattolici.
La società civile detta i limiti dell'azione sociale delle religioni, sia per le tendenze al genocidio del cattolicesimo che della religione ebrea e qualunque altra religione. Nelle religioni monoteiste esistono principi di morte e di genocidio, frutto del loro divento storico. Una società civile che ha accettato i principi sociali dettati dalla Costituzione europea deve poterli fermare riaffermando i propri valori al di sopra dei valori di morte e di distruzione umana delle religioni monoteiste. Come non si può offendere la vecchietta strappandogli il rosario dalle mani, così non si può offendere l'ebreo che vuole andare in sinagoga o il musulmano che vuole stendere il proprio tappeto. Purtuttavia è necessario riconoscere la realtà storica per la quale le religioni monoteiste sono le portatrici della distruzione delle società umane, di disprezzo per gli uomini, di razzismo e distruzione delle culture altre. Ed è su di esse che lo Stato, la nazione europea, deve riaffermare i propri principi, relegando quei principi religiosi estranei alla Costituzione in ambito strettamente privato ed evitando che tali principi vengano sostituiti ai principi costituzionali. La pazzia di ogni potenza del monoteismo può essere riassorbita senza morti e senza distruzioni solo qualora le nazioni europee riaffermano i propri principi costituzionali a fondamento della morale civile. Sappiamo che ebrei e cristiani hanno un solo fine: indicare nel nemico un proprio concorrente nella gestione degli esseri umani trasformati in bestiame. A questo gioco non si può giocare. Gli schiavi non possono aspirare a diventare più schiavisti dei loro padroni. Gli schiavi hanno il diritto di annientare i loro padroni, non di sostituirsi ad essi. Cioè, hanno il diritto di riaffermare la libertà ed uguaglianza civile, stessi diritti per tutti. La pazzia rivolta alla strage e al genocidio dagli ebrei e dai cristiani deve essere fermata dalla società civile europea. In questo testo abbiamo visto da dove è nata la follia dell'onnipotenza e come tale follia si sia calata nel cuore degli uomini. Ora si tratta di uscire da quella follia, dalla follia degli ebrei che vedono nell'altro un soggetto da sterminare e che accusano l'altro di atrocità nei loro confronti perché non accetta di farsi sterminare. È forse di minor gravità il nazismo espresso dalla Germania, dal nazismo espresso da Israele? Giosuè ha il diritto di sterminare i popoli per privarli della loro terra e della loro casa, perché lui è stato incapace di integrarsi in una società che gli garantiva gli stessi diritti e gli stessi doveri. Marchiare gli uomini attraverso la circoncisione è meno grave di marchiare le donne mediante l'infibulazione? Tecnicamente è sicuramente diverso, ma dal punto di vista religioso l'infibulazione, la circoncisione e il battesimo sono la stessa cosa: marchiatura di bestiame, azioni attraverso le quali si sancisce il possesso dell'individuo. Esseri umani che non appartengono più a se stessi, ma ad un padrone esterno. E questo è un atto di terrorismo nei confronti dei dettati costituzionali europei. La sindrome psichiatrica dell'onnipotenza che porta a mettere in atto il genocidio di persone altre si manifesta in maniera diversa a seconda dei limiti in cui la società civile è disposta a tollerarne l'espressione. Può essere l'operaio che tornando a casa dal lavoro sfoga le ingiustizie subite su moglie e figli, come può essere la costruzione di un muro che separa uomini dagli altri. Il bestiame. Se poi il bestiame, privato della casa, della terra, dei mezzi di sussistenza e della dignità, è relegato nei lager, chiamati eufemisticamente campi profughi, chiede giustizia, chi ha in mano i mezzi di comunicazione, il potere di controllo sull'attenzione umana, si strappa i capelli, accusandolo di pratiche terroristiche o intimidatorie. Trasformare gli esseri umani in bestiame, sottraendoli dall'essere soggetti di diritto costituzionale, è una pratica infame che è nata e manifestata dai testi religiosi ebraici, riproposta dai cattolici.
Proviamo a fare un piccolo elenco di affermazioni ebraiche e ce ne sono mille altre, ma ne digito solo tre perché anche io ho i miei limiti fisici. Da Isaia 2:11-17: l'orgoglio umano abbasserà gli occhi, la boria dei mortali cadrà, il Signore solo sarà esaltato in quel giorno. Quello sarà il giorno del Signore degli eserciti contro ogni popolo e superbia, contro chiunque si innalzi per abbassarlo, contro tutti gli acessi e cedri del Libano, contro tutte le querce di Basan, contro tutti gli alti monti e le colline elevate, contro tutte le torri eccelse, contro tutte le mura fortificate, contro tutte le navi di Tarsis, contro ogni naviglio prezioso, l'arroganza umana sarà umiliata. L'orgoglio dell'uomo sarà abbassato, il Signore solo sarà esaltato in quel giorno. Isaia 2:11-17. Certo, e chi si farà forte del padrone? Chi si identificherà col padrone e macellerà ed umilierà tutti gli altri? Chi sarà quello che calpesterà i diritti, la dignità degli uomini? E passo a Isaia 13:16-19: i loro bambini saranno sfracellati sotto i loro occhi, le loro case saccheggiate, le loro donne violentate. Esso, io, susciterò contro di loro i Medi, che non amano l'argento e non hanno cupidigia d'oro, i loro archi abbatteranno i giovani, non risparmieranno i fanciulli e non avranno compassione dei bambini. E Babilonia, il decoro del regno, la gloria e l'orgoglio dei Caldei sarà distrutta dal Signore come Sodoma e Gomorra. Oh, che bello gestire un campo di sterminio! Gli piace tanto a Isaia l'idea di poter macellare tutti gli uomini, sfracellare i fanciulli, sterminare i fanciulli, non aver compassione di bambini, violentare le loro donne, le loro case saccheggiate. Che bello sfracellare le teste dei loro bambini. Gli piace tanto a Isaia. Isaia 13:16-19: che bello gestire un campo di sterminio, dicono gli ebrei. E passo a Isaia 14:29-30: non essere nella gioia, o Filistea, tutta quanta, se la verga che ti percuoteva è stata spezzata, poiché dalla razza del serpente uscirà il basilisco e il suo frutto sarà il drago volante. Allora i bisognosi pascoleranno nei miei prati e i poveri riposeranno sicuro. Farò invece perire la tua razza di fame e ucciderò i tuoi superstiti. Che bello! Isaia 14:29-30: che bello, li ho macellati tutti. Oh, come godo all'idea! Ma datemi i mezzi e li macellerò tutti, questi bastardi di Filistei. Questa è ideologia ebraica trasferita al cattolicesimo. Ma andiamo avanti, un altro Isaia. Avevo torto, non erano tre, erano cinque in realtà i pezzi. E Isaia 19:1-2: ecco il Signore cavalcando una nube leggera entra in Egitto, gli idoli d'Egitto tremeranno in sua presenza, il cuore degli egiziani si distruggeranno nel loro petto. Io citerò l'Egitto contro l'Egitto e combatteranno fratello contro fratello, amico contro amico, città contro città, regno contro regno. Isaia 19:1-2. Questo non è nel documento, lo dico a voce, lo dico a braccio. Questa voglia, io citerò l'Egitto contro l'Egitto, combatteranno fratello contro fratello, amico contro amico, città contro città, regno contro regno, è avvenuta pochi anni fa, è avvenuta in Ruanda. Nel giro di pochi giorni, di poche settimane, 800.000 persone sono state macellate a colpi di macete, fratello contro fratello, amico contro amico, addirittura moglie che ammazza marito, marito che ammazza la moglie, che ammazza i figli. 800.000 persone sono state macellate come se fossero bestiame, né più né meno. Isaia 19:1-2.
E questa voglia di macellare le persone è stata fatta dai missionari, missionari in Africa, che hanno indotto al razzismo e alla distruzione di massa. Passiamo a Geremia 48:1-10. Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele: guai a Nebo, essa è devastata, Cariataim è presa, vergogna e terrore sulla cittadella, non è più la gloria di Moab, ed Esbon, contro di lei si medita la distruzione, andiamo, sopprimiamola dal numero delle nazioni. Anche tu, Medmen, soccomberai, già la spada si è rivolta contro di te. Da Oronaim si innalza e grida: devastazione, grande strage. Moab è distrutto, i suoi lamenti si odono fino a Segor. La salita di Luit la fanno piangendo. Alla discesa di Oronaim si sentono le voci di lamento: fuggite, salvatevi, siate come l'onagro nel deserto. Per la fiducia da te posta nella tua fortezza sarai presa anche tu, Camos. Andrai in esilio e i suoi sacerdoti e principi partiranno con lui. Il saccheggiatore entrerà in ogni città, nessuno gli sfuggirà. La valle avrà il saccheggio e la pianura sarà devastata, come ha detto il Signore. Date una tromba a Moab, perché è completamente rovinato. Le sue città sono ridotte a deserto, nessuno vi abita più. Maledetto colui che fa l'opera del Signore con negligenza. Maledetto colui che rifiuta di immergere la sua spada nel sangue. Geremia 48:1-10. Questa voglia di macellare, questa voglia di massacrare, questa voglia di distruggere l'altro che ha attraversato la storia e che è nata dall'ebraismo, si è trasferita nel cattolicesimo e ha macellato l'umanità, ha macellato come un'ossessione continua. E ancora oggi criminali assassini come Scola, come Mattiazzo, come i vescovi continuano a macellare bambini indifesi costringendoli in ginocchio davanti a un macellaio d'assassino. Ed è vergognoso, ed è infame, perché vengono sputate quelle che sono le leggi di questo paese, quella che è la Costituzione, quelli che sono i principi più sacri su cui questa nazione si regge. Ebbene, questo è il cristianesimo. Che bello! Sembra di sentire gli ordini nei campi nazisti: sia condannato colui che agisce con negligenza e che si rifiuta di girare la chiave del gas. L'orrore non nasce dalla malvagità dell'uomo, ma perché è imposto all'uomo dal condizionamento educazionale, dalla manipolazione mentale che la parte più indifesa della sua popolazione subisce. Il manipolato mentale si chiede: io chi sono? Colui che infila la spada nel petto del bambino indifeso o colui che viene ucciso? L'uomo civile si chiede: ma possibile che esista solo questo sistema per redimere le contese? Riflettete, l'origine dell'orrore e dell'odio sociale ha origine nell'ideologia ebraica, ha origine da Israele. Non lo dico io, ma i loro testi sacri. Marghera, 31 ottobre 2005. Questo pezzo lo trovate su internet. E ricordatevi questo: se non riuscite a riconoscere l'origine della devastazione e della distruzione dell'uomo, non riuscirete neanche a spiegarvi il perché delle cose o cosa succede attorno a noi. Finché il cristianesimo non sarà circoscritto all'interno delle leggi e delle disposizioni della nostra Costituzione e della società civile, purtroppo la distruzione dell'uomo avverrà ancora. Purtroppo l'odio feroce dei cristiani continueranno a tentare di impedire alla donna di abortire, continueranno ad impedire la sperimentazione della pillola del giorno dopo, continueranno ad impedire ai bambini di costruire se stessi, ma verranno costretti in ginocchio davanti a un assassino. Le leggi civili, la società civile è importante, non i principi di morte e di assassinio dei cattolici,
che manifestano attraverso la loro Bibbia, attraverso i testi sacri. E quando un Dio assassino si erge a dire io vi macello tutti, riflettete, perché chi deve essere macellato non è un individuo astratto, ma siete voi, ognuno di voi, siamo noi, ognuno di noi. E quando dei bambini dovranno essere sfracellati, ricordate, non sono dei bambini astratti che vivono sulla luna, ma sono i nostri figli che qualcuno vuole macellare per soddisfare la propria sindrome di onnipotenza. E anche se uno di questi episodi, uno solo, dovesse accadere dall'altra parte del mondo, nell'angolo più sperduto della terra, quell'episodio riguarda noi, ognuno di noi, perché quell'episodio non è fine se stesso, ma è manifestazione di un principio, è manifestazione di un'ideologia, è manifestazione di un insieme di pensiero. E quando le persone non sono più in grado di risolvere i propri problemi in maniera diversa dal macellare, dal distruggere, dal costringere le persone in ginocchio, costringere a strisciare, dai campi di sterminio, dai campi di morte, dalla prigione, dall'arresto, dalla violenza, siamo noi che stiamo pagando, e la nostra specie che sta pagando. Noi perdiamo qualcosa di noi stessi, è qualcosa di veramente importante, che è il motivo per il quale noi esistiamo, ed è la libertà della vita, è la vita che si apre gli spazi negli infiniti ostacoli che gli si pongono davanti. Per cui non si tratta semplicemente di un discorso astratto, non si tratta di quattro righe o di quattro parole buttato là sopra un testo. Si tratta della vita, delle emozioni, del sangue, delle passioni con cui gli uomini affrontano il loro futuro. E se questo non riuscite a capirlo, se non riuscite a capirlo che la vita è passione, la vita è desiderio, la vita è coinvolgimento soggettivo in tutto ciò che ci ha... il mondo che ci circonda, tutto ciò che ci appartiene, perché in fondo la vita ci appartiene, se non riuscite a capire questo, allora significa che la morte e il genocidio è già calato sopra i vostri cuori, e nessuna magia, nessuna stregoneria sarà in grado di liberarvi da tutto questo. Telefoni 049 700 700, 049 700 838. Intanto andrò avanti con le notizie stampa. È un po'... Pronto? Bravo. Ciao. Un'enfasi. Io? Bravo, bravo. Io non sono enfasi mai. No, bravo, veramente. Non... succede, è successo anni, migliaia di anni fa, succede adesso, succederà ancora. Naturalmente se muore... se continua a essere calpestato, insomma, vedremo che finché resta questo pensiero qua, insomma, è inutile, cioè, le mie le parole, insomma, che si sa, le parole dite in più, insomma, pensieri dite in più. Insomma. Ecco, mio qua il libro di Liberani, Secolo Stato di Dio, la Bibbia, comunque i pezzi erano presi a pagina 314 316 e l'altro pezzo era preso da pagina 319. Sì, te lo seguivo velocemente perché per andare in fretta, o in fretta era... Io non ci sto per 15 giorni, ma se non riesco a far capire le persone le passioni per la vita, non riesco. Beh, veramente, ma se uno ti segue, mi adesso... praticamente ti ascolto 2 anni, insomma, che sentiamo, insomma, se non siamo capito, se non sei capito vuol dire che sei a testa di piombo, insomma. E là Ivano non ci posso fare niente, sai. Fa bene, dai. Attento, a proposito del libro del prima di Galimberti, no? Sì.
Ma che non sia psiche e tecne. Psiche e tecne è un altro. Un altro? Sì. È buono trovarlo. Va bene, chiedi a Francesco, ma puoi provarsi anche che Francesco abbia messo qualcosa di diverso nel titolo, no? Ah. Di quello che lui si ricordava, e magari che sia un qui pro quo, capito? Sociologia e. Sociologia e tecnologia, mi sembrava. Tecnologia. No, non sia psicologia e tecnologia. Potrà anche essere, sai. Potrebbe anche essere. Va bene, scusami, ok, se grazie a te. Ciao bello. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Pronto? Qui siamo sempre a livelli di soliti imbecilli. L'unica cosa che può essere per un cristiano è quello di riservarsi il diritto di macellare le persone. Tutto ciò che non gli garantisce quel diritto, purtroppo, per lui è una cosa inconcepibile. Pronto? Simone. Eccolo qua. Come vedete, proprio il fatto di dire va a farti macellare te vuol dire proprio il desiderio di macellare gli altri, il desiderio di distruggere gli uomini, e solo questo è in grado di fare un cristiano, perché non ha altro, cioè ha soltanto la disperazione del suo Dio, cioè la disperazione della sua religione. E purtroppo è un dato di fatto che tutto questo viene poi trasferito nel sistema sociale, cioè il sistema sociale si trova a dover subire questi input, e questi input che il sistema sociale si trova a subire non sono degli input semplicemente di parole, ma sono anche un serbatoio di voti, cioè anche chi intende sfruttarli come voti queste cose. Pronto? Ciao. Ciao. Sto Fausto. Dimmi. Come va? Bene, bene, bene. Okay. Sono io a ascoltarti. Sono perfetto tutto quello che devi dire. Il problema è appunto riuscire a coinvolgere tutti gli altri, secondo me, per cambiare un po' il sistema. Come che ti dici, però c'è tanta fatica, diciamo. Ma sai, come si comincia un po' alla volta. Certo, per carità. Capito? Un po' alla volta significa che certo. Da 10 anni sto parlando, parlerò per un altro 20 anni se tutto va bene, poi morirò. Spero di aver lasciato qualche seme per altri. Sicuramente. Capito? Speriamo su generazione 9, qua future che... Naturalmente l'importante è fare quello che si è in grado di fare, né più né meno. Finché faremo quello che siamo in grado di fare, certo. Butteremo i nostri semi. Ma il nostro piccolo. Il nostro piccolo e grande, certo. Che sia, certo. In ogni caso ti ascolto e complimenti, forse grazie. Sempre. Grazie. Ciao, ciao, ciao. No, e in effetti è inutile che ci... Pronto? Salve, parla Carlo da Venezia. Dime. Ma, ti vedi, come dire... E a forza dei rigioni, io sfrutta i ragionare su cosa fare. E sfrutta, cosa di chi sfrutta? Che l'individuo, l'uomo, vorrà vita eterna. Questa è una cosa, nessuno degli altri vorrà morire. E io riga a trovare a forma per accontentare, appunto, sotto così, un'ipotesi, no? Un'ipotesi, come dire, emotiva, però te dà la risposta e a vita continua su questo, e la gente non rinuncerà mai. Stai dimenticando un piccolo particolare, cioè stai dimenticando come ciò è avvenuto. Vabbè, ma non è importante. No, è importante, perché se tu riesci a capire come ciò è avvenuto, riesci anche a modificare questo. E no, gente, io dico che creda, ma perché dovrei credere che, diciamo, non so, a una testa di legno, diciamo, testa di una bestia, come... Ed era cose così che... Ma guarda perché... che le persone ormai... Ma guarda che nessuna persona ha mai creduto a una testa di legno, a una testa di bestia. Cosa sia il paganesimo? Non è vero, ma non è vero, questa è la tua idea. Cioè, tu pensi che gli... Attenzione, tu pensi che gli altri pensano quello che tu pensi, ma non è così. È tu che sei limitato nel vedere le cose. Se io dico che il lupo è un animale sacro, non sto
facendo del lupo un dio, ma sto esaltando delle capacità che ha il lupo: la libertà, la velocità, l'attenzione sul mondo, l'attenzione attorno a se stesso. Ora, queste sacralità tu non riesci a vederle, cioè, attenzione, per te è soltanto una bestia che viene adorata, cioè non vedi quel... Alla fin fine, quando tu fai un'operazione del genere, stupri i bambini, cioè nel senso che tu impedisci ai bambini di vedere l'attenzione, di vedere la sacralità del mondo. Ma cose che rimane, è comunque per tutto beo per la vita. Ma tu non puoi, mi voglio qualcosa che mi dà la vita eterna. No, ma tu non puoi. Non vorrei mai morire. Io capisco quello che tu mi dici, io capisco, ma attenzione, quello che tu mi dici non è altro che ciò che loro ti hanno fatto. Loro ti hanno fatto una manipolazione mentale, un lavaggio del cervello perché tu, per cui tu puoi vedere solo. Ma no, credo che, oddio, loro te l'hanno fatto in un modo tale per cui tu riesci a vedere solo queste cose. Ma se io ti dico vivere con passione, vivere con responsabilità, prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, decidere per se stessi, ti sembra che siano principi contrari a quello che tu pensi? Però grande quantità di persone inconsciamente, non è che dica di voglio, non voglio mai morire, però inconsciamente, senza saperlo, si affida al divino, al sacro. Te lo pongo in altri termini. Tu sei Carlo da Venezia, sì. No? Ecco, te lo pongo in altri termini. Quando Carlo Marx scrive il più grande santo della religione laica è Prometeo, tu che cazzo hai capito? Se me lo spieghi cosa dici? Il testo è letterale, te lo dico io che è letterale. Marx dice che il più grande santo della religione laica è Prometeo. Ora ti chiedo, tu che cosa hai capito? Ecco, tu ti capi un cazzo, ok. D'accordo, allora Carlo, diciamo se è chiara una cosa. Ti non ti capio un cazzo. No, allora, se è giusto che ti non te capisci. È l'eterno dualismo tra spirito e materia. No. Che però... No. Carlo, non si considera Carlo, mai... Carlo, che ti butto zoo, Carlo, mi ho fatto una domanda precisa, no? Non è una questione di dualismo. Carlo Marx è il tegaditto che la ricerca della conoscenza, della sapienza, sono fondamentali per ogni percorso laico. Ti non te ne capio niente perché il tegaditto del Prometeo, perché te usa il termine Prometeo? Cioè, ti non te ne capio che la vita deve essere vissuta con passione, con desiderio, con impegno. Sì, questo non te ne capio, Carlo! Ed è questo che un cristiano non capisce, che è un deficiente! Siamo d'accordo, Carlo, non siamo d'accordo! Se deve vivere bene qua, però, Carlo. Però è gente, pur vivendo bene, al massimo che se possa, io trovare sempre tanti non te che capito. Non vorremmo, meglio che ti vivi, Carlo. Vara che meglio che ti vivi e meno ti vorresti morire. Carlo, ti dico, allora prima hai buttato il telefono, questo. Concludo per essere spazio. De tutto quel che ti ho detto, non te che capio niente. Ma guarda che la gente meglio che vive e meglio e mai voria e sempre di più vivere, e se illude e crede a qualcosa che la vita continua, diga. Carlo, ciao. Pronto? A parlare anche gli altri, so che te ne hanno... Sì, caro, grazie, molto gentile. Il problema grosso è che le cose bisogna capirle per ciò che sono. Pronto? Ciao, sì, ciao. Sono Eugenio da San Giorgio in Bosco. Dimmi. Voglio chiederti una cosa, a proposito della sacralità del mondo, a volte sento che sei un po' critico nei confronti dei cristiani, per esempio. Dimmi. Sì. Cosa pensi dell'interpretazione di San Francesco sul mondo? Ma guarda che non è mai esistita l'interpretazione. Francesco non ha mai compenetrato il mondo. Il mondo per lui era una proprietà sua, cioè gliel'ha data Dio. Cioè lui, il mondo doveva essere rispettato perché è una roba che gli ha dato il padrone.
cioè che gli ha dato a lui il padrone, cioè lui non vedeva l'altro di sé nel mondo, cioè il lupo non era un altro soggetto con cui lui si relazionava, ma era lui il potere che si andava sul lupo, il lupo cattivo che si sottometteva a lui, cioè nella relazione c'era una relazione di dipendenza, non c'era una relazione di rispetto, cioè io vedo negli alberi, nei virus, nei batteri, negli animali, dei soggetti che tentano di diventare degli dèi, che tentano di trasformare se stessi, come li vedo in ogni soggetto della natura, nelle relazioni dialettiche che avvengono, per cui vedo la sacralità assoluta nelle cose. Questo non significa che non taglio l'albero o non uccido l'animale, ma vedo i suoi sforzi per diventare eterno, per trasformare la sua morte al corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Come io sono parte della natura, così gli animali sono parte della natura, sono strategie della vita, sono strategie di eternità. È questo che ci separa con i cristiani. I cristiani devono rispettare la natura perché la natura è fatta dal Dio. Dio ha creato la natura, per cui bisogna rispettare la natura che è un prodotto del Dio. Noi invece diciamo, noi siamo natura, noi veniamo dalla natura. La natura è l'utero nel quale noi viviamo. Non so se hai capito la differenza. Sì, ho capito il tuo punto di vista. Volevo chiederti una cosa, solo un piccolo appunto. Io rispetto il tuo punto di vista e trovo molto interessante la trasmissione che fai, soltanto che secondo me, visto che parli molto di rispetto, il modo che hai di contestare altre opinioni dovrebbe essere un po' più moderato, ma non per hai ragione, messo gli altri, ma soltanto per intelligenza. Sì, è giusto. Io ho sempre l'opinione che il saggio sussurra e l'ignorante urla. Certo, quindi... il problema è che gli urli sono i 5 miliardi di persone che chiedono giustizia e questo nessuno li può fermare. Sì, certo. Lo so, è tutto là, sai. Ciao. Io ti ringrazio. Grazie a te invece. Ciao. Già, 5 miliardi di persone che chiedono giustizia. Pronto? Sì, ciao, sono Massimo. Ciao. Ascolta, no, io anch'io non condivido molte delle cose che dici, però trovo anche molte cose interessanti. Questo è il motivo perché ti ascolto. E, a riguardo della natura, devo dire una cosa, che il fatto di vivere in pienezza, vivere in pienezza nei riguardi di tutto ciò che ti circonda, di quello che vivi, della provenienza nostra, guarda che io trovo tante sovrapposizioni, e qui non lo faccio per provocarti, con quello che mi viene da ridere, dice il cristianesimo. Cioè anche il cristianesimo dice vivete con pienezza, vivete con amore, vivete in sintonia con gli altri, e cioè sono cose molto comuni, tante volte, certo. Mi chiedo, ma tu, allora, attento un attimo, no, fatti un attimo, dai. Sì, mi chiedo, ma allora questo comune accordo in questo, da dove proviene? Da chi prima arriva? Ma, vedi, sui campi di sterminio nazisti c'era scritto il lavoro rende liberi. Ora, tante persone possono dire effettivamente il lavoro rende liberi, però si tratta di vedere il contesto in cui lo infiliamo. Sì. Cioè, questo è un esempio che tu stai facendo, che no, onestamente non lo calo molto in quello che io vorrei dire. Sì, però è quello che tu mi hai detto, no? Cioè, no, un cristiano mi dice che un cristiano vuole anche lui vivere pienamente e io dico che voglio vivere pienamente. Cioè, le cose non sono diverse dal fatto che su un campo di sterminio ci sia scritto il lavoro rende liberi. Ciò non toglie che il contesto sia diverso. Scusami, mi hai detto nome, scusami. Claudio, dimmi. Claudio. No, però io non conosco molto le scritture, cioè, le conosco invece io limitatamente, voglio dire, a quello che posso. Okay. Però voglio dire, tantissime delle cose che tu dici sono sovrapponibili, che dice, io trovo anche, non so, quelle poche letture che ho sentito nella mia vita sul Vangelo, guarda, su quello che. No, ma guarda che non è una. Ma guarda che dicono viva la vita mentre stanno sgozzando, Guarda che viva gli uomini, viva la libertà mentre stanno sgozzando altri. Cioè, no, non fermiamoci alle apparenze, perché altrimenti non ci capiamo. Però poi, mentre Claudio, per esempio, tu ti rivolgevi al signor Carlo, mi sembra. Sì. Il signor Carlo è uno storico di questa radio, Sono 20 anni che lui ascolta.
Per cui ci esiste tutta una storia precedente. Ho capito, lo so. Però quello volevo dirti, quando parlavi con lui, dicevi appunto, non trovi che anche tu potresti trovarti imbrigliato in una lettura difficile a volte? Guarda che lo sto facendo io questa trasmissione, non dimenticarti questo. Cioè, io da 10 anni, e comincerò il 10° anno fra un paio di settimane, su uno dei microfoni di questa radio, a dire cose sempre diverse, sempre nuove e sempre uguali. Cioè, nel senso che la libertà dell'uomo è importante. Ora, io da 10 anni sto facendo questa cosa. Non prendermi in giro come se io facessi una prefabbrica. Io ho messo in internet testi per 23 volumi per spiegare il modo di vivere. Cioè, in internet mie pagine vengono aperte 600 pagine al giorno per 250 visitatori. Cioè, non stiamo giocando. Sì, Claudio, ma nessuno mette in dubbio quello che tu stai facendo, voglio dire, che è il prodotto di un tuo lavoro e di un tuo sforzo. E uno potete fare la stessa maniera, esempi in cui dice guarda, io dico tantissime cose, voglio dire, cioè quello che voglio dire io è che a volte io credo in una cosa, la verità assoluta non ce l'abbiamo nessuno. Io penso che però delle volte dobbiamo lasciare, come si può dire, un'apertura, ecco, a ciò di cui non abbiamo sempre certezza. Va bene, questo vale per te giustamente, no? Cioè, il fatto che tu non abbia certezza è giusto che lasci delle aperture. Ma perché la prendi in maniera così sulla difensiva? Sono perfettamente d'accordo con te, cioè se tu mi dici che tu hai delle incertezze e devi lasciare delle aperture, è giusto che ciò sia. Certo, però guarda che dall'incertezza, come tu io penso abbia dubitato quella volta, non so se penso che anche tu ovviamente hai subito un'educazione cristiana. Questo è il mio guaio, è proprio questo, che io ho subito un'educazione illuminista, questo infatti che ci diverte. Devo però chiudere perché c'è Stefano che sta arrivando, giustamente. Chiudo anch'io. Stefano vieni. E comunque questo tuo lavoro, Claudio, però dimostra che alla fine tu in qualche maniera l'hai subita anche tu e fai fatica ancora a digerirla. No, significa che la sto contrastando e sto buttando dei semi per gli uomini. Ciao e ti saluto adesso, scusate. Ciao, scusate, è arrivato Stefano, giustamente devo lasciare i microfoni. Vi do appuntamento naturalmente per giovedì fra 15 giorni, vi ringrazio per le telefonate, sono state abbastanza pesantini, di solito io non apro mai le telefonate proprio per il peso che mi danno rispondere alle telefonate, però tutto sommato mi ha fatto anche abbastanza piacere. Vi do appuntamento fra 15 giorni e riprenderemo il crogiolo dello stregone partendo dalle 40 vegetative. Mando immediatamente la pubblicità e naturalmente chiedo scusa a Stefano se gli ho rubato qualche secondo. Stefano mi dice ma sta a scassare, no, lo so che sei un amico Stefano e grazie. Grazie di tutto.